In quel tempo, quando la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafarnao alla ricerca di Gesù. Lo trovarono di là dal mare e gli dissero: «Rabbì, quando sei venuto qua?» Gesù rispose loro: in verità io vi dico, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo». Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio?» Gesù rispose loro: «Questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato». Allora gli dissero: «Quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto, diede loro da mangiare un pane dal cielo». Rispose loro Gesù: in verità io vi dico, non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo». Allora gli dissero: «Signore, dacci sempre questo pane». Gesù rispose loro: «Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame, e chi crede in me non avrà sete, mai». Parola del Signore. Il passo evangelico di domenica ve lo ricordate, vero? Poi dopo aver ascoltato il Vangelo di oggi, domenica, la? Non la moltiplicazione, ok? Ma la condivisione. Vi avevo chiesto sabato sera se noi siamo in grado di compiere il segno compiuto da Gesù. E abbiamo detto di sì. Perché nel momento della condivisione, che noi possiamo dare da mangiare a tutti in sovrabbondanza. Il miracolo domenica scorsa non l'ha compiuto Gesù, l'ha compiuto quel ragazzino. Non dimentichiamocelo mai. Ma sapete come sono le persone? Quel giorno avevano mangiato gratis. Allora vanno da Gesù, vogliono prenderlo, vi ricordate la logica del mercato che ci abita? Volevano prenderlo come un oggetto per farlo re, e domenica scorsa Gesù ci aveva lasciato, era salito sul monte, lui da solo. Poi durante la notte attraversa il mare, camminando sulle acque, arriva a Cafarnao ed ecco il Vangelo di questa sera. La folla vede che Gesù non è più lì, va alla ricerca di Gesù, lo trova a Cafarnao, nella sinagoga, e inizia questo dibattito che ci terrà compagnia per alcune domeniche. «Maestro, quando sei venuto qua?» E Gesù subito smonta questo afflato che la folla si portava dentro, alla ricerca di Gesù,
andiamo a cercare Gesù. E Gesù dice: voi mi cercate non perché avete visto dei sì, ma perché avete la pancia piena. A me sta roba qui, non so a voi, mi mette con le spalle al muro. Perché cerchiamo Gesù noi? Ma domarmelo, che domande. Cerchiamo Gesù perché è importante nella nostra vita, siamo stati educati la religione cristiana, il culto, la messa come questa sera, le pratiche di devozione. Anche perché poi se prego il Signore mi dà qualcosa o no? Abbiamo bisogno di un'assicurazione sulla vita. Anche solo quella pastiglia che ci fa stare un po' bene. Ecco, a volte il Signore è la pastiglia che prendiamo e magari per un'oretta, dipende dal sacerdote, Don Mauro sicuramente un'oretta, stiamo bene. Voi mi cercate non perché avete visto dei sì. E Gesù subito ci prende per mano e dice: ok, se anche fosse che l'oggetto della vostra ricerca nei miei confronti fosse una ricerca pochettino, datevi da fare per il pane che dura. Datevi da fare per il pane che dura, per la vita eterna. Non pensate al paradiso, ma pensiamo alla vita dell'eterno qui, ora. Perché certo, fratelli, c'è la fame fisica e domenica siamo partiti proprio dal buco nello stomaco. Gesù ha dato concretamente da mangiare. Ma dentro di noi ci sono altre fami. La fame di amicizia, di ascolto, di comprensione, di accoglienza. Abbiamo fame di dare senso alla nostra vita. In questo momento io spero ci sia una fame perché quanto abbiamo vissuto non venga affidato al dimenticatoio, tutti solidali nel momento della pandemia. Abbiamo fame di relazioni vere, autentiche. Io ho fame di sapere sempre di più il senso del mio essere uomo, figlio, fratello, amico, sacerdote. Ecco Gesù, che ha compiuto quel segno grazie alla generosità di quel bambino per dirci: io sono capace di sfamarti anche quell'altra fame. Ma la folla subito cade nel fare. Signore, c'è questo pane, che cosa dobbiamo fare per averlo? Quale opera dobbiamo compiere? Perché noi siamo sempre dentro nella logica del faccio per avere. E Gesù che dice: sapete qual è l'unica opera che dobbiamo compiere? Credere. L'unica opera è credere. Se prima c'era l'impegno di obbedire ai 10 comandamenti, Gesù con queste parole ci dice: adesso c'è da rivestirci, da imitare una persona, non più il comando alla legge, ma l'abitare Cristo. Questa è l'opera di Dio, credere. Credere in colui che il Padre ha mandato. Ota, Signore, credere vuol dire affidarsi, vuol dire essere sulla macchina e dire al Signore: Signore, prendi tu il volante. Non ditemi che è facile, perché una mano sul volante la vogliamo tenere anche noi. Non si sa mai. E allora subito la folla, siccome ha capito che quel credere è esigente, perché vuol dire abbandonare l'uomo vecchio, l'abbiamo sentito nella seconda lettura, no? Rivestirci dell'uomo nuovo. Signore, quale segno tu compi?
conti, perché se ci fai un bel miracolino, l'aveva appena fatto. Se ci fai un bel segno, un bel miracolo, noi crediamo. Ma questa non è la logica di Gesù Cristo, il quale non fa i miracoli per la fede, ma è la fede che compie il miracolo. Va, la tua fede ti ha salvato. Quante volte il Signore dice questa cosa? E noi che invece siamo ancora lì, ma forse, però, sì, no, Signore, mi fido, mi abbandono, però la mano sul volante la tengo anch'io. Poi se fai un bel segno, allora... Ecco, il Signore dice, no, nessun segno. Se tu credi, tu diventerai un segno. Ma è una cosa meravigliosa quella roba qui. Se tu ti fidi di me, diventerai un segno per le persone che incontrerai, per la storia che abiterai. Un segno che parla appunto di quell'uomo nuovo, abitato dalla condivisione, dalla fraternità, dall'accoglienza, da tutto quello che volete voi, da tutto quello che il Signore ci propone. E allora ecco che la folla a un certo punto dice, Signore, daccelo questo pane. Che bello se anche noi potessimo dire, Signore, la mia fame, ho bisogno di te. Il senso della mia vita, anche del mio soffrire, del mio essere padre, madre, per riempire la mia giornata di senso, di gusto, di passione, di non vivere come una zavorra, di non mettermi sul trono del giudizio perché quello che fanno gli altri sempre sbagliano, quello che faccio io. Dacci questo pane. E Gesù allora, come oggi, ci dice, io sono il pane della vita. Mangia. Qual è la caratteristica di un cristiano? Fare il bravo? Anche le galline che la mia mamma ha nell'orto fanno le brave. Fanno pure le uova, ve lo ricordo sempre. Quel periodo qui poi anche tanto. Qual è la caratteristica del cristiano? Non far del male a nessuno? Ci auguriamo che tutti vivano questa logica. Sapete qual è la caratteristica del cristiano? Mangiare il pane della vita, che è Gesù. Questa è la caratteristica del cristiano. Mangiare quel pane che dimostra che sono un essere bisognoso, che dimostra che sono un essere abitato dal desiderio che la mia vita non venga riempita solo dal pane materiale. Perché cari e amati fratelli, io posso avere la pancia piena di ogni ben di Dio, ma se non nessuno che mi guarda con affetto e con amore, io posso avere la pancia piena e posso essere contento di far soffrire qualcuno. Sei orgoglioso di questo? C'è un altro pane che le nostre chiese conservano e che ci verrà regalato gratuitamente. L'Eucarestia è Gesù, il pane disceso dal cielo. E allora, cari fratelli, concludo, compito di questa settimana, diamoci da fare per cercare il pane del cielo. Pensate quanto ci diamo da fare per le cose materiali. Adesso non voglio cadere in un moralismo sciatto, ma quanto ci diamo da fare per le cose materiali. Il culto del corpo, il culto delle cose, arrivare a certi traguardi. Diamoci un pochino da fare per il pane che ci dona la vita dell'Eterno qui, adesso, e la possiamo incarnare nelle cose più ordinarie della nostra vita. E andremo a letto contenti, anche perché magari abbiamo la pancia piena, ma soprattutto perché avremo il cuore pieno, pieno di Dio.